Ciao a tutti, bentrovati per una nuova lezione. Oggi ginnastica rivitalizzante sulle scale. Fare le scale è un'attività quotidiana molto importante per le nostre gambe, soprattutto per riattivare la circolazione, ma è anche un ottimo esercizio cardiovascolare per allenare il cuore. E inoltre, facendo le scale regolarmente tutti i giorni, senza affaticarci troppo, abbassiamo anche i livelli, riusciremo ad abbassare anche i livelli di colesterolo. Ok, quindi prendiamo in esame 5 gradini, solo 5 gradini delle nostre scale, che possiamo averle in casa oppure nel condominio. Ecco, solo questi 5 gradini e iniziamo la nostra routine semplice di esercizi quotidiani. Allora, su, iniziamo prima con qualche esercizio respiratorio. Appoggiamo la mano sul corrimano, ok? E respiro e giù, fuori l'aria. Respiro. Giù fuori l'aria. Mi raccomando, quando salite le scale, rispettate sempre i punti posturali, quindi le gambe sono sempre alla larghezza del bacino, la schiena dritta, il capo guarda avanti. Ogni volta che andiamo a salire la scala, abbiniamo il braccio opposto, quindi pieghiamo il braccio opposto realizzando una piccola marcia. Iniziamo un bel respiro, iniziamo a salire le nostre scale. 1, 2, 3, 4, 5. Scendo giù via e 1, 2, 3, 4, 5. Vedete le gambe come sono alla larghezza del bacino? Ancora su, 1, 2, 3, 4, 5 e giù via. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora una volta, respiro, piego il braccio, 2, 3, 4, 5 e ancora via. 1, 2, 3, 4, 5. Bene, ci giriamo sul fianco, far salire un piede e giù lentamente. Immaginiamo che il nostro gradino sia uno step, ok? Sollevo una gamba e giù, 10 volte. E in e es, 2, quindi andiamo a rafforzare i muscoli delle gambe. Via, 3, via, respiro, 4, via, 5, respiro, 6, via, 7, 8, 9, 10, ora attenzione e piego il braccio opposto. 1, 2, 3, respiro, piego il braccio. 4, possiamo mettere anche una bottiglietta d'acqua in mano. 5, via, respiro. 6, 7, respiro. 8, via, 9 e 10. Giù, un bel respiro, fuori l'aria. Via, respiro e cambio gamba lentamente. Preparo il mio corpo allineato, la pancia indietro, rispettiamo la cornice, iniziamo solo con la gamba. Via, su e giù. 1, via, fuori l'aria qui. 2, 3, via, 4, via, 5, via, 6, 7, via, 8, via, 9. Via, 10, via e subito sul braccio, il primo lento e 1, gamba e braccio opposto, quindi elemento di coordinazione motoria. 2, 3, via, 4, respiro, 5, via, 6, respiro, 7, 8, via, 9, 10, benissimo. E ora andiamo a rifare per 2 volte i nostri 5 gradini in salita e in discesa, ok? Via. E 1, 2, 3, 4, 5, giro, via. E 1, 2, 3, 4, 5. Mi raccomando, braccio e gamba opposta. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, via giù. E 1, 2, 3, 4 e 5. Bravissimi, da questa posizione saliamo un gradino e ripetiamo 1, respiro, 2, via 3, via 4, 5, fuori l'aria, via 6, 7, già si sente che abbiamo iniziato a lavorare, io sto iniziando a sudare, 8, via 9, 10, pronti, un bel respiro sul braccio opposto, 1, 2, via 3, respiro, 4, via, 5,
6, 7, 8, 9, pancia dentro, 10, un bel respiro, fuori l'aria e cambio dall'altra parte. Sulle scale ci sono un'infinità di esercizi che possiamo fare. Su, allungo, tutto, via ancora, solo la gamba, 1, 2, via, 3, 4, 5, 6, 7, via, 8, via, 9, 10 e giù, siamo pronti, su il braccio, 1, gamba opposta, 2, 3, via, 4, sono anche esercizi di potenziamento per tonificare le gambe, 5, 6, 7, 8, via, 9, 10 e giù, giro, un bel respiro, fuori l'aria giù e ancora scendiamo e andiamo a ripetere per due volte i nostri 5 gradini in salita e in discesa. Mi raccomando, sempre la marcia. Via, e 1, 2, 3, 4, 5, giù, scendo, e 1, 2, 3, 4, 5, via, giro, e 1, 2, 3, 4, 5, e scendo giù, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, immaginiamo che i gradini siano degli step, piano piano, apro, gambe divaricate, con la gamba destra trattiamo, apro, apro, chiudo, chiudo, salire sul gradino, apro, apro, chiudo, chiudo, salire il gradino, apro, apro, chiudo giù, chiudo, salire il gradino, apro, apro, chiudo, chiudo, salire il gradino, via e apro, apro, chiudo, chiudo, mi giro, un bel respiro, fuori l'aria, giù lentamente e su vado a snocciolare una vertebra dopo l'altra lentamente. Ora scendo con una corsetta, pam 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 pam, e ripeto tutto, pronti via, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo sotto, apro, apro e torno in posizione. Via, giù, scendere, veloci, 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 veloci e un bel respiro. E giù, benissimo. Ora se abbiamo il corrimano, ci appoggiamo, salire un gradino, porto il braccio opposto fuori, braccio sul corrimano, via e sulla gamba, 1, 2, 3, respiro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio dall'altra parte, mi appoggio alla parete, via su e 1, 2, 3, via 4, 5, 6, 7, via 8, 9, 10 e giù, quindi alleniamo i tensori della fascia lata, allunghiamo le gambe, ancora esercizio cardiovascolare, quindi di nuovo salire e scendere, via 1, 2, 3, 4, 5, via, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, ancora, 2, 3, 4, 5, via e ancora giù, 1, 2, 3, 4, 5. Mi raccomando, prendete solo in esame i 5 gradini, non di più, dovete concentrare il vostro lavoro su questi 5 gradini, d'accordo? Bene, respiro ancora, su 1, 2, 3, 4, 5, via, cambio e 1, 2, 3, 4, 5, respiro, fuori l'aria, via giù lentamente, benissimo, ora portiamo le mani dietro al capo, tiriamo i gomiti, allunghiamo bene gli addominali e di nuovo andiamo a camminare sulle scale in questa posizione, 1, 2, 3, 4, 5, via giù e 1, 2, 3, 4, 5, via ancora e 1, 2, 3, 4,
5, via giù e 1, 2, 3, 4, 5. Gambe divaricate, respiro da una parte, torno e cambio senza spostare il bacino, via. E 1, respiro, via 2, respirare, 3, via 4, 5, respiro, allungo, giù e gambe unite, via corsettina, 1, 2, 3, 4, 5, via giù e 1, 2, 3, 4, 5, se non ce la fate potete anche camminare, via e 1, 2, 3, 4, 5, via e 1, 2, 3, 4, 5, bene, un pochino di stretching sulla gamba, tiro il piede, in flessione, ora piego il ginocchio, vado avanti e cambio dall'altra parte, via, prima tiro, respiro, vado in flessione, giù, torno in posizione, seduti sulle scale, un bel respiro, fuori l'aria, appoggio le mani, allungo la colonna vertebrale e giù, via, stendo e giù. Potete ripetere questa routine di esercizi per due volte di seguito. Se siete stanchi o affaticati vi potete riposare. Ricordate di bere tra una serie e l'altra un pochino d'acqua e poi andremo avanti. Si possono fare tantissimi esercizi sulle scale, anche combinati con le braccia, ok? Alla prossima lezione, ciao!